coordinato il piano regionale della Regione Lazio che è appena uscito, e quindi in effetti lì poi ci siamo potuti occupare un po' appunto dopo di quello che riguarda la transizione energetica unita a quella digitale, e quindi alle possibilità che questi due vettori di innovazione in realtà possono dare anche al territorio laziale. Io credo che le grandi politiche siano poco direzionabili, anche visto il dibattito di questa mattina, da parte nostra, la nostra non solo regionale ma anche nazionale, nel senso che comunque c'è una transizione in atto che a prescindere da quello che noi possiamo, vogliamo o non vogliamo fare, perché poi sì, possiamo interpretare, aiutare, sostenere, ma non è quello. Quello probabilmente dell'efficienza energetica invece è, per esempio, la transizione digitale del nostro dipartimento funziona malissimo perché è complicatissimo qualunque sistema informatico che fa. Infatti io sono negata a questo schema. Però è quello che sembra molto strano in Europa è appunto il tema dell'efficienza energetica, perché comunque, anche confrontato con altri paesi del resto del mondo, altri continenti, l'Europa dovrebbe essere il continente più virtuoso, ha ancora un 39% dei suoi consumi finali legato all'edilizia, ed è quello che a noi ci fa un po' pensare come architetti, perché il 25% di questo sono le case. L'abbiamo visto nella slide che ci mostravano anche prima, in cui la pervasività dell'elettrico nel residenziale è bassissima rispetto a qualunque altro settore, e agricoltore, scusami. Questo dà da pensare, perché dà da pensare a un continente in cui ovviamente, siccome tutta la politica delle rinnovabili in realtà poi riguarda un'infinitesima parte della produzione di energia, in ogni caso questo va ammesso, e all'interno di quella produzione lì il grosso è biomassa e quindi comunque ancora produzione CO2, significa che i consumi delle nostre case e dei nostri edifici sono la causa principale del cambiamento climatico, almeno se guardiamo l'Europa, giusto? Pertanto io credo che questo fa proprio un po' l'inverso di quello che noi stiamo dicendo, ovvero le politiche calate dall'alto sono quelle che invitano la transizione energetica e non la impediscono. Dal basso, se non c'è la consapevolezza, noi continuiamo a consumare e a produrre CO2. In Italia la situazione è ovviamente peggiore, diciamo, per il fatto che l'industria forse è anche meno forte, la mobilità è molto poco, diciamo, ben fatta, perché praticamente se consideriamo il Lazio è l'unica regione in cui questa, in Europa in cui questa cosa si inverte, la mobilità consuma degli edifici. Però guardiamo gli edifici in Italia, sono il 28%, cioè consumi sulle case. Le case sono il 28% più dell'industria, quasi come la mobilità. È una cosa, è un dato, secondo me, che siccome sono i dati dell'Agenzia Europea del 2017, quindi sono dati comunque che risalgono al 2015 come rilievo, ma che comunque sono stati appena emanati, a me fa preoccupare, anche perché anche in Italia comunque continuiamo ad avere una produzione piuttosto alta di fonti rinnovabili con le biomasse. E quindi questo, vabbè, ci dà ovviamente una figura del mondo, c'è cioè un mondo occidentale che consuma tanto, però secondo me ci fa ragionare sul fatto che quando la politica interviene comunque è in grado di migliorare i consumi dei grandi consumatori, quindi l'industria, quindi con gli aeroporti e i trasporti, ma non è in grado di arrivare al singolo, perché è il singolo che poi decide i grossi consumi. Allora, siccome in Italia abbiamo 14 milioni di edifici, di cui 12 sono case, il problema è importante e chiama appunto tutti noi, perché tutti arriviamo ad essere responsabili, però chiaramente noi architetti ci fa gioco perché ci dà un sacco di lavoro. Allora, di questi edifici, ahimè, 7,4 milioni sono stati costruiti tra il secondo dopoguerra e la prima legge sull'efficienza energetica, 91, per cui questo dato fa capire che noi dal 750 avanti Cristo ad oggi abbiamo costruito molto di più in quei 30-40 anni dopo la seconda guerra mondiale, devastando il paese, che in tutti i 2500 anni precedenti. Cosa abbiamo costruito? Abbiamo costruito qualcosa che, ahimè, ha preso dalle modelli d'Oltralpe il suo stile. Perché? Perché dopo la seconda guerra mondiale si è capito che l'impianto poteva garantire le condizioni di comfort che prima erano state demandate esclusivamente all'involto degli edifici fatto con materiali locali, forme e tipologie dedicate a quel microclima in cui l'edificio si costruiva. E attenzione che quello che è stata la richiesta dell'Italia dal punto di vista del patrimonio immobiliare è proprio legato a quello. E perché noi sappiamo perfettamente che una baita è sulle Alpi e un trullo è in Puglia. Non abbiamo dubbi in questo senso. Oggi, quella foto che vedete alle mie spalle, vi dimostra che questo tipo di edifici è così ovunque in tutto il pianeta.
se andiamo a Dubai è così, tra l'altro le finestre neanche si aprono perché lì c'è l'aria condizionata, appunto, non può più che ha. Però è un'altra follia del mondo. Però questa colata, che non è di cemento, ma è di vetro e acciaio per tutto il mondo, ha devastato i consumi dell'edilizia che noi stiamo mettendo. Nel 1999 il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, per far abbellire e pensare che sia stato proprio quello, ha inventato, come solo gli americani sanno fare, una competizione internazionale in cui ha chiesto alle università del mondo di dare una risposta a come deve essere la casa del futuro. Questa competizione si è replicata circa ogni 2 anni, ogni anno, insomma in maniera non così rigida, un po' in tutto il mondo, tanto che è arrivata anche a Dubai e l'anno prossimo, in questo periodo, penso ottobre, avremo la prima edizione del Medio Oriente. È una competizione nella quale si realizzano veri e propri villaggi smart, perché i team coinvolti, fatti da studenti con i loro docenti e industria, progettano ma poi costruiscono la casa del futuro in 7 giorni. Si crea un vero villaggio smart nel quale appunto vengono registrati produzione e consumi, contemporaneità tra la produzione e i consumi di energia. Le case sono tutte alimentate dal sole, da cui il nome solar, perché chiaramente è l'unica fonte di energia disponibile nel breve periodo di un test che dura un mese. E in questo mese di villaggio smart le case sono sottoposte a 7 prove giudicate da giurie e a 3 monitoraggi, uno appunto il bilancio energetico, l'altra i consumi domestici. Perché attenzione, le case non sono solo riscaldamento o raffrescamento, ma ovviamente anche cucina, docce, acqua calda, computer, illuminazione. Quindi queste case devono dimostrare i loro veri consumi. I ragazzi invitano i team concorrenti a cena, cucinano tutti i giorni, puliscono, fanno lavatrici e così via. Quindi la casa simula un vero comportamento domestico. E in più, terzo elemento, il comfort, ovviamente fondamentale, perché è chiaro che è facile consumare senza avere comfort, non consumare, ma non consumare avendo comfort è meno semplice. Allora noi abbiamo partecipato a questa edizione, che questo villaggio che vedete è quello del 2012 a Madrid, in cui la casa, come prova indicabile, questa qua non si rivedrà, vabbè, in cui abbiamo portato una casa che si chiamava Med in Italy, cioè il Mediterraneo in Italia, per giocare col Made in Italy. L'Italia non era mai entrata in questa competizione e abbiamo fatto questo panel di industrie, aziende italiane per lo più, anche se loro sono tutti inglesi nelle aziende italiane, in cui abbiamo messo insieme questo prototipo, siamo riusciti a dare il terzo a livello mondiale in questa competizione per la prima volta che entravamo in gara. Di conseguenza, l'edizione successiva, che si sarebbe tenuta a Versailles nel 2014, ci siamo ripresentati con una casa questa volta dedicata a Roma, si chiamava Rome for Dance, di Rome con l'H, quindi a Home for Rome. L'idea era quella di fare la casa per risolvere i problemi della nostra città. E qui, di nuovo, pool di aziende molto importanti, anche queste prevalentemente italiane, tranne qualche multinazionale, e di nuovo abbiamo vinto questa volta il primo premio, dimostrando che l'Italia sull'efficienza energetica batte la Germania. Ci fu un bellissimo articolo sulla Repubblica, mia pagina, Italia batte Germania, che ricordava insomma i mondiali di tempi migliori, e quindi almeno su quello avevamo dato un po' qualche risultato migliore che non nel calcio. Il è successo con un progetto perché c'era un mondiale dopo. E quindi tutte queste aziende hanno partecipato con noi nel fare che cosa? Nel fare delle case che noi tendenzialmente facciamo bioclimatiche, cioè in grado di rispettare il luogo in cui si trovano, di sfruttare con l'orientamento la radiazione solare, di trovare un genus loci nei materiali nel modo di essere costruite e quindi di non generare consumi, per cui gli impianti subentrano solo in momenti di picco eventuali. O ovviamente in gara quando è necessario, perché la gara ti richiede delle prestazioni più da Ferrari che non da 500 km. Quindi grande isolamento, 32 cm, perché la casa era nata per essere installata a Bolzano, vivere a Roma, quindi essere antisismica, ma provata a Versailles per i Parigi, per cui un altro primo ancora. Per cui grande isolamento, 32 cm, un cappotto di 8 e 24 cm di isolamento, struttura in legno. Sono case queste già sperimentate, si sa, l'effetto è proprio del termos, stai dentro e stai caldo. Ed è quello che fa il passive house, che funziona, è l'efficienza energetica del nord Europa, è un'efficienza energetica facile da fare e neanche tanto costosa, perché questa costa quanto una casa normale, non c'è nessuna differenza, un po' di isolante in più non fa differenza. Queste case funzionano, ma non funzionano nel nostro clima, perché infatti nel nostro clima noi abbiamo un altro problema,
che è quello del calore estivo. E per questo il compito qui in Italia è più difficile. È più difficile sotto tanti aspetti, anche quello della produzione di energia, quello fotovoltaico perché si surriscalda. Quindi noi abbiamo più difficoltà dei paesi del nord. Per questo è stato più interessante Pappari alla fine. E quello che abbiamo fatto è stato aggiungere uno strato all'interno della stratigrafia più normale, uno strato banalissimo fatto di salve scusa in questo caso perché avevamo quella a disposizione nei cantieri veloci che si dovevano mettere in campo, che è entrato nella sezione a dare un valore in più del comfort, che non è solo quello della temperatura dell'aria, ma è quello della temperatura delle pareti, che entra in relazione direttamente col corpo attraverso una delle tre modalità di trasmissione del calore, che è la radiativa. E quindi alcune pareti di questa casa sono state dotate di questa massa termica inerziale, la quale agisce semplicemente come un volano termico. D'inverno entra la radiazione solare attraverso le vetrate, che sono generose orientate a sud, queste vetrate esplicano l'effetto serra, la massa raccoglie il calore, e di notte, quando è passato quello che è la fase che si chiama di sfasamento di questo volano termico, ovviamente lo restituiscono aumentando un pochino la temperatura che altrimenti sarebbe fredda. D'estate stessa cosa, il calore raccolto all'interno tendenzialmente non è quello che proviene dall'esterno, perché ovviamente gli ombreggiamenti non fanno entrare la radiazione solare e le porte vengono chiuse, le finestre pure, però anche solo le attività antropiche, anche solo l'uso degli elettrodomestici produce calore che viene preso da questa massa. E poi quando una volta la massa la sera lo vuole rilasciare, si può invece, grazie al differenziale notte e giorno, aprire le finestre e lavarla, quindi portare fuori il calore concesso. Quello che vi volevo però far vedere su questi prototipi, perché secondo me questa è un po' la cosa interessante, visto che oggi, anche stamattina si dibatteva su come il fotovoltaico non deve andare sul paesaggio, non deve stare sulla serra, non deve stare sul cantone industriale, su tutti i temi che abbiamo dibattuto anche nel piano energetico, ovviamente la grande distribuzione è quella, però secondo me se dobbiamo arrivare sul singolo deve essere anche nella casa, deve essere anche la dotazione personale di cui io dispongo. E questo fotovoltaico per me, che sono un architetto, non è orientato perfettamente rispetto alla radiazione solare all'incidente, non è commisurato in dimensioni rispetto al fabbisogno energetico, non risponde a tutte quelle normative che ci sono state date, ma è integrato nell'edificio, perché gli edifici in Italia devono essere belli, ed è integrato funzionalmente. Cioè, se lo tolgo, quell'edificio non funziona. Allora, in questo caso, la nostra integrazione funzionale è stata, grazie a questo fotovoltaico della Solvia, che è un fotovoltaico per le parti a vela, flessibile ma non amorfo, quindi policristallino molto produttivo, insomma produce tanto con tutti i policristallini rigidi, però è leggero, e quindi abbiamo fatto una tenda che, come vedete negli schemini a destra, può ombreggiare la terrazza a sud andandola a coprire completamente e volendo poi inclinarsi, e quindi raggiungere anche con piacere degli ingegneri un'inclinazione più adatta alla radiazione solare estiva, che è più verticale. D'inverno invece il sole è più basso, il pannello non ombreggia la loggia perché le apporti di sole li vogliamo all'interno, e però la radiazione più solare più bassa sul pannello verticale funziona. La cosa che secondo me è interessante di questo sistema è che nell'idea dell'edificio a cui questo prototipo doveva appartenere, questa tenda solare, che scherma la radiazione solare ovviamente come tutte le tende, quindi però sfrutta questa radiazione che scherma invece che lasciata lì così a scaldare una tenda, è data ad ogni appartamento, cioè ogni famiglia sa quanto è la sua produzione di energia, quindi, perché non è più un tetto generale generico che produce qualcosa e tutti poi consumiamo ad libitum perché tanto andiamo a metterlo. E quindi questa secondo me è un po' la grande innovazione. La produzione di acqua calda invece l'abbiamo fatta attraverso un pannello termodinamico, tra l'altro queste cose sono state anche brevettate, perché questo pannello termodinamico intanto è un parapetto, quindi se lo tolgo non funziona più la terrazza, per cui è fondamentale che ci sia, ma è un pannello che, siccome lavora con gas all'interno che sta a una temperatura molto bassa, sfrutta con una pompa di calore il differenziale termico tra il gas e la temperatura esterna e riesce a produrre acqua calda sempre, notte, giorno, in qualunque condizione. Chiaramente più fa caldo più produce meglio. Ed è ovviamente un po' più costoso che un solare termico, ma molto più efficace perché riesce a produrre sempre e quindi non ha bisogno di fare un secondo impianto di produzione di acqua calda. Quindi nell'insieme è una cosa conveniente. E in più, ecco qui l'integrazione funzionale di cui vi volevo dire, la cosa secondo me interessante è che questi due sistemi entrano in simbiosi tra di loro. Per cui quando il fotovoltaico si surriscalda e quindi comincia a perdere di efficienza perché è troppo caldo, come avviene d'estate, questo grande calore viene preso
dal pannello per dal pannello termodinamico per produrre l'acqua calda, lui però si raffredda nel momento in cui entra in funzione e quindi raffrescando l'aria intorno a sé, raffresca anche l'aria intorno al fotovoltaico e lo aiuta a lavorare meglio. Questa è un po' una cosa scontata per la natura. E vado a concludere qua. Vado a concludere perché lo se sto sempre non sono più qua. C'ho un minuto. Praticamente però secondo me tutte queste cose meravigliose non avrebbero senso se noi non riuscissimo a trasformare la domanda che ci ha fatto prima in un qualcosa che serve alle persone per imparare, perché fino a che non saremo noi a fare questa domanda il nostro paese non potrà andare avanti. Allora nell'automobile è stato inventato da tanti anni questo sistema del computer di bordo che ti dice l'autonomia che ti rimane, l'automobile però anche se c'è scritto un chilometro non frena se vede una stazione di servizio, non ti espelle, non fa assolutamente niente. Lo stessa cosa dovrebbe fare la casa. Non ci servono sistemi domotici associati a questo funzionamento, ci servono sistemi di informazione, tanto che noi l'abbiamo chiamata less automation, more information. L'idea è avere più informazioni, quindi un cruscotto che ci dice che cosa sta accadendo, una possibilità di navigare nella casa e vedere cosa è in funzione e cosa no, quindi eventualmente intervenire, una possibilità di visualizzare il livello di comfort, di qualità dell'aria che c'è all'interno della casa e infine una linea invece che registra tutte le informazioni di consumi, di produzioni e di quello che è avvenuto per poter ripassare una volta che arriva la bolletta che cosa è successo e poter andare avanti invece nel futuro per vedere quali sono i momenti di manutenzione previsti. Ovviamente con la libertà di non farlo, di continuare a consumare quando si vuole, ma con la consapevolezza che non c'è. Secondo me questa è un po' la differenza ed è su questo che bisognerebbe ragionare. Noi questi sistemi li abbiamo messi a punto, poi so che le grandi case di produzione Siemens, Schneider ci hanno cominciato a lavorare, noi abbiamo cominciato nel 2011, eravamo tre primi. E secondo me questa è un po' la strada, cioè di fondo.